foto di ogni tipo a Luca Alba. C'è uno di colore che sta ciucciando l'allu, c'è un altro di colore, c'è proprio. Wow, dove l'hanno trovata? Mi fa schifo. Wow, sai che veramente tu, Luca, potresti avere un infarto. Sai che io opto per i talloni e basta. Sì, ricordiamo che Luca, secondo la teoria di Luca Alba, le donne dovrebbero correre su delle punte spuntanti di polpacci. Come Candy. Cioè, Candy, se vi ricordate, non aveva i piedi. Ma quella perché scusa, quando limonavano, giapponese. Come cazzo facevano? Si incastravano come se fossero di cartone, presente? Le bocche. Avevano il becco. Comunque, abbiamo sentito due o tre cose in questa sequenza di cartoni animati che sono comunque da sottolineare. Tipo, cioè, Kenny il guerriero, signori. Sì, adesso fanno Peppo. Aia. No, ti ho toccato un punto di pressione, fra tre giorni diventi stronzo. Ah, ok. No, lo è già. Infatti, allora è sbagliato, ma l'hanno già toccato da piccolo. Cazzo, non lo sapevo. Cosa succede? Allora, tu spiegami perché. Allora, adesso fanno Peppo Pig, che sono gli allegri maialini. Sì. E invece una volta vedevamo un cartone animato dove c'era uno che faceva scoppiare i crani, schizzava sangue dappertutto, spudellamenti e roba. Beh. E c'è una certa differenza. E infatti siamo cresciuti dei malati mentali. Però il mondo comunque l'abbiamo portato avanti abbastanza discretamente, no? Adesso ci sono i quarantenni che vanno in giro a cercare i Pokémon, capisci? Cioè, questa è la roba che. Il mondo l'abbiamo portato avanti discretamente bene. Bene, devo dire proprio bene l'abbiamo portato avanti. Sai che veramente è bella sagace. Secondo me, se guardavamo più Peppa Pig e meno Kenny il guerriero, c'erano meno casini. Sì, direi proprio di no. Credo. Comunque ci sono ancora adesso i cartoni di quelli che si fanno esplodere la testa. No. Io ho due figli, vai sereno, che di gente dici? Che esplode ce n'è 3000 se vuoi. No, che adesso cioè, però sui canali tematici di Sky. No, guarda che allora Kenny il guerriero. Ma a me lo viene a dire che ho 78 figli. La prima parte della prima stagione c'era il sangue rosso. Sì, è vero. L'hanno dovuto sostituire con la luce. Cioè il sangue era lucente, però non ho capito. Perché era troppo. Perché i giapponesi violento. Si sono beccati un cazziatone di quelli proprio interstellari, perché loro vendevano sta roba in giro per il mondo. E nessuno si preoccupava dell'effetto che potesse avere sui minori. Ma la cosa poi che qualcuno si è svegliato uno una mattina e ha detto: ma scusate un attimo, ma questa roba qua è leggermente diseducativa. Facciamogli il culo ai giapponesi. Io vi dico che mio figlio guarda un cartone che si chiama Uncle Grandpa, lo zio nonno di tutti, e sta con una tigre che vola emettendo arcobaleni dal buco del culo. Scusa, bello. Poi gli altri due amici sono una lucertola di 2 metri parlante e una fetta di pizza con gli occhiali. Questi sono i cartoni che guardano i nostri figli. Fabio, mi mandi il link per favore, perché vorrei. Ah, col grempa! Grazie. La tigrella. Ma non lo so, a sto punto. A parte che voglio dire, essere già figlio di Fabio è già una malattia. Sono un padre meraviglioso. Comunque, ragazzi, io ho mangiato in certi ristoranti gli arcobaleni dal culo li ho fatti. E anche le fette di pizza con gli occhiali. Si è fumato della roba e ha visto fette di pizza parlare. Sul mio terrazzo, ragazzi. Ma signori, in televisione c'è il meglio, perché ritorna anche oggi il minchia tutto.